realizzazione di questo evento. Direi dunque di entrare nel vivo del nostro appuntamento e vi presento brevemente gli ospiti. Oggi avremo con noi Gabriele Proglio, ricercatore di storia moderna e contemporanea, che ha collaborato con molte università in California, Portogallo, Tunisia e Turchia. E il suo lavoro si concentra soprattutto sullo studio di confini, mobilità e migrazioni nel Mediterraneo. Con noi ci sarà poi anche Monica Mauer, giornalista, regista e produttrice, e il suo lavoro riflette da sempre il suo impegno politico e culturale contro razzismo e ingiustizia sociale. Inoltre, per 7 anni ha curato la rassegna Cineforum Palestina. Subito dopo ci sarà con noi Basil Farage, che è in collegamento con noi dalla Palestina. Basil è un PhD candidate in antropologia e sociologia al Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra e il suo lavoro si concentra su tortura, violenza e prigioni. E in passato ha anche svolto delle ricerche sul campo in Cile, Colombia e Palestina. Infine con noi ci sarà Anwar, una studentessa e attivista italo-palestinese che fa parte dell'associazione studentesca Progetto Palestina per l'Università di Torino. E lo scopo di questa associazione è fondamentalmente quello di creare consapevolezza negli studenti, negli universitari, in merito alla situazione attuale in Palestina e proporre anche un modo concreto per sostenere, la causa palestinese. E Gabriele e Monica si occuperanno fondamentalmente inizialmente della parte storica e ci aiuteranno a conoscere bene la storia della questione palestinese dall'inizio fino ad oggi, mentre Basil e Anwar ci illustreranno la situazione attuale e ci aiuteranno a capire come supportare, la causa palestinese. Direi di iniziare subito e di dare la parola al nostro primo ospite, Gabriele Proglio. Prego. Ok, grazie per l'invito e buonasera a tutte e a tutti. Io nei 20 minuti a disposizione proverò a tracciare i passaggi principali della storia della Palestina dal punto di vista i provvedimenti presi, nello specifico che hanno poi creato migrazioni, diaspore. E per fare questo però devo fare una piccola premessa, cioè la storia della Palestina, anche se precedente e soprattutto si sviluppa nei secoli, può essere introdotta da due questioni. La prima è quella coloniale ed è fondamentale per comprendere come gli stati europei, in particolare l'Inghilterra prima e poi gli Stati Uniti, ma in realtà lo scacchiere mondiale quando si sviluppa, diciamo, la guerra fredda e la questione palestinese diventa centrale per gli equilibri di tutto il mondo, siano importanti. Quindi colonialismo da una parte, dall'altra l'ingerenza di organi sovranazionali, in particolare penso alle risoluzioni dell'ONU, che hanno determinato delle trasformazioni radicali del territorio e hanno poi prodotto vere e proprie diaspore. Questi due elementi sono combinati insieme a moltissimi altri, purtroppo non avrò il tempo, magari poi nella discussione possiamo provare a riprenderli se qualcuno vorrà. Vado veloce, cerco di toccare tutti i punti e tutte le date. Le date fondamentali sono 47-49, diciamo il periodo che porta alla Nakba, il 56, il 67, il 73 e l'82 sono una serie di date che sono legate a dei conflitti che tra poco vedremo, e che ridisegnano la Palestina e i territori palestinesi in base a degli accordi. Accordi che, di nuovo, ritorno su questo, vedono protagonisti da una parte Israele, l'Europa, gli Stati Uniti,
ma anche i paesi arabi. E qui c'è una piccola introduzione. Dipesh Chakrabarty, in Provincializzare l'Europa, uno storico indiano, per studiare la questione della modernità e di come la modernità si è sviluppata nei diversi paesi, prima col colonialismo e poi dopo attraverso la decolonizzazione, utilizza due termini. Il non ancora, not yet, che è il termine col quale l'Europa definiva i paesi o gli stati che non erano, le regioni che non erano ancora pronte alla modernità e quindi un modello inferiore. E il right now, adesso, cioè il movimento che si sviluppa in realtà a partire dall'India, dall'indipendenza dell'India in poi, che chiede a gran voce la liberazione dei territori nazionali, quindi le indipendenze dagli ex domini coloniali. Ecco, questi due tracciati secondo me sono importanti perché danno bene la dimensione di come la spartizione del territorio palestinese passa da una parte attraverso una linea lunga che arriva dal colonialismo, dai colonialismi e attraverso l'Europa, i vari poteri sovranazionali, e dall'altra è negoziata da chi? Da soggetti che sono nazionali e appartengono al mondo arabo. Vado velocissimo. 1917, dichiarazione Balfour, l'Inghilterra dichiara che è pronta a garantire uno spazio alle rivendicazioni sioniste e subito dopo inizia un dibattito su quale sarà il destino della Palestina. Dal 1920, in particolare dal 22 al 48, la Società delle Nazioni, non ancora Nazioni Unite, dà all'impero britannico il mandato di controllare e di gestire quello che succede in Palestina. Ora partono una serie di proteste molto vigorose, sia da parte del mondo arabo, sia da parte delle formazioni che, diciamo, legate all'Inghilterra, ma che sono proprie dei gruppi paramilitari sionisti, cercano di affermare quella che è la sovranità e il diritto degli ebrei sulla Palestina. In particolare c'è una data che è il 22 luglio del 46, quando una di queste bande, Irgun, in realtà è una formazione vera e propria, e la banda Stern, colpiscono il King David Hotel, facendo 91 morti. L'allora delegato alle Nazioni Unite rimette il mandato, perlomeno chiede all'ONU di intervenire e di lì parte l'invio della missione diciamo speciale di pace, chiamiamola in questa maniera, l'UNSCOP, che ha lo scopo di capire come le due parti potrebbero arrivare ad un accordo. In precedenza, in realtà, l'impero britannico e l'Inghilterra aveva redatto tre libri bianchi, quello del 21, del 29 e del 39. Quello del 21 è redatto direttamente da Churchill, che in quel momento è il ministro delle colonie, e definiscono che cosa? Definiscono gli statuti con cui le due popolazioni, in particolare si soffermano sulla figura degli arabi, possono stare in questo territorio. Si arriva alla risoluzione di cui si parlava prima, la 181, con da una parte la fine del mandato inglese, che è previsto per maggio, e dall'altro la creazione dello Stato di Israele, a cui viene assegnato il 56% del territorio che era sotto mandato inglese. Questo passaggio, in particolare quando Ben Gurion dichiara
la nascita dello Stato palestinese, dello Stato, scusate, ebraico, il 14 maggio del 48, un giorno prima della dipartita, un giorno prima degli accordi, inizia uno scontro molto, molto forte che porterà alla prima guerra arabo-israeliana. In particolare alcuni dati: 750.000 palestinesi vengono espulsi dalle loro case, 531 sono i paesi distrutti, 11 quartieri che vengono svuotati e quello che succede è che le forze sioniste, in particolare richiamate da diversi gruppi, chiedono un'immigrazione verso il nascente Stato di Israele. Arrivano in poco tempo, in un anno e mezzo, 500.000 ebrei dai paesi vicini, quindi vuol dire dal Nord Africa. E poi c'è ancora un punto fondamentale: la diaspora, la Nakba, che si produce, che viene prodotta dall'allontanamento dei palestinesi e dalle palestinesi dai loro territori, si costruisce attraverso, o prende la forma di campi che inizialmente sono temporanei e poi diventano definitivi. Sono molti i paesi arabi, qua praticamente tutti, confinanti, che decidono di intervenire, e questo provoca una reazione. Prima parlavo di ingerenza non solamente dell'Europa, ma anche di altre forze. Siamo in un periodo particolare, il dopoguerra, dove si ridisegnano gli assetti globali intorno alle due forze, ai due blocchi, in particolare USA e URSS. Tutte e due condannano l'ingerenza araba, la Cina si schiera a favore, e il 29 di maggio del 48 si prova per una prima tregua. In particolare il territorio che è negoziato tra Israele e i palestinesi e il Negev. Ma questo, diciamo, è solamente il primo passo. Questo tipo di conflitto va avanti in forma di attacchi, soprattutto da parte israeliana, resistenza da parte palestinese, e porterà poi nel 1949 agli armistizi. Armistizi che vengono firmati da chi? Da Israele nei confronti dell'Egitto, del Libano, della Giordania e della Siria. Anche questo passaggio è interessante per capire come il territorio palestinese viene rinegoziato su degli accordi che vengono presi sulla testa dei palestinesi e delle palestinesi. Qualcosa di molto simile, al mio tempo penso stia andando veloce, quindi cerco di passare la cronologia di 50, di 40 anni in poco tempo. Succede prima con la guerra con l'Egitto del 56, dove praticamente il terreno della contesa è il Sinai, e poi con la guerra del 67, che scoppia il 21 maggio. Gli scontri tra Egitto e Israele portano praticamente a una ritirata delle forze di interposizione dell'ONU, e l'inizio della terza guerra arabo-israeliana, e in particolare i territori che vengono occupati da Israele sono il Sinai, la striscia di Gaza, la Cisgiordania e le alture del Golan. Poi la parte del Sinai verrà ridiscussa e verrà rimessa, diciamo, verrà restituita, anche se tra virgolette forse non va bene questo termine, ma sarà rinegoziata. Tutti gli altri invece vanno sotto il nome, prenderanno il nome del territorio siro-palestinesi occupati, e da questo momento in poi, anche grazie
di nuovo tra virgolette, grazie, perché crea un precedente, la risoluzione dell'ONU 242 del 67, si creano delle pretese da parte israeliana, da parte sionista israeliana, su questi territori. Territori che spetterebbero, secondo quella che è l'interpretazione che viene data, a Israele, o meglio, ai coloni israeliani. Cosa provoca questa terza guerra? Provoca una seconda diaspora, la Naxa. Qui abbiamo un esodo che è pari, simile, a quello della Nakba, con delle declinazioni differenti. In particolare i territori che sono colpiti sono Gaza, Gerusalemme Est, in particolare la Cisgiordania, e questo vuol dire esodo non solamente lasciare le proprie case, vuol dire anche una questione in termini di economia, quindi se vogliamo leggerla anche in termini di classe, di come questa imposizione sul territorio è legata alle risorse del territorio stesso, quindi la cacciata, la dispersione attraverso questi, diciamo, questa guerra e poi il controllo da parte di Israele crea dei presupposti, diciamo, di dominio vero e proprio diciamo, tra la parte di Israele, dello Stato di Israele, e i palestinesi e le palestinesi. Velocemente, il 73, la guerra del Kippur, e poi dal 78, nella guerra in Libano, che poi porta agli accordi di Camp David, sono praticamente ridiscusse di nuovo delle altre parti del territorio dedicato che era occupato, che era parte, diciamo, di prima della Palestina originaria e che ora è sotto il controllo di Israele. Ma il punto fondamentale, secondo me, è il tentativo da parte dell'Egitto e di altri paesi di utilizzare la questione palestinese per rivendicare in quel periodo specifico due tipi di sviluppi di decolonizzazione, in particolare il panarabismo e dall'altro la questione del panislamismo come dibattito internazionale e come anche punto di riferimento, simbolo di una lotta nazionale che poi poteva essere declinata al di fuori dei confini della Palestina. Quindi la Palestina assume anche questo ruolo simbolico in un contesto di un dibattito molto, molto più ampio. Arriviamo alla prima intifada, 1987, dopo 20 anni di occupazione, praticamente i numeri in Cisgiordania di ebrei sono saliti a 70.000 persone, 2.000 a Gaza. Partono di nuovo continuano perlomeno degli scontri. Il 1988 però è una data fondamentale, perché se fino a quel momento le autorità palestinesi o i gruppi palestinesi non avevano definito una propria istituito e definito una propria un proprio gruppo, come era successo per esempio in Algeria, in Tunisia, che aveva poi il percorso di aveva il percorso di fronte a sé della decolonizzazione di uno Stato nazionale. Beh, nel 1988 nasce, nasce l'intento da parte dell'OLP di rivendicare l'indipendenza della Palestina, e allo stesso tempo Re Hussein fa lo stesso rivendicando una proprietà sul territorio della Cisgiordania.
Gli accordi di Oslo sono 1992, danno bene la visione di quelle che è a questo punto la presenza degli ebrei in Palestina, 97.000 in Cisgiordania, 3.600 a Gaza, 14.000 nel Golan, 129.000 a Gerusalemme Est. Di qui in poi potremmo proseguire parlando anche di che cosa? Da una parte degli accordi tra Arafat e Rabin che vengono siglati, vengono accordi diciamo segreti, ma che vengono poi siglati di fronte a chi? Alla democrazia americana e in particolare a Clinton, a Washington nel 93. Ecco, questo è di nuovo, e qui mi ricollego a quello che dicevo prima, un elemento secondo me centrale, che restituisce cosa? Restituisce come quello che dicevo all'inizio e vado a chiudere, ovvero la presenza da una parte di forze sovranazionali e dall'altra di una linea lunga del colonialismo che poi si sviluppa su due tracciati, uno quello del colonialismo vero e proprio inglese e in termini anche di razza, di discriminazione, di stereotipi, di orientalismo che lega e che determina i rapporti di potere tra ebrei e tra lo Stato di Israele e i palestinesi, questo colonialismo accanto a un altro colonialismo che è settler, cioè di insediamento, che ha portato a una conquista da parte dell'immigrazione chiamata da Israele, sono gli elementi centrali per capire come un territorio viene completamente smembrato, viene ridotto ai minimi termini e per capire ancora come i ruoli degli stati arabi e degli stati, diciamo di tutti gli stati in uno scacchiere che va prima dalla decolonizzazione e poi dopo in un contesto globale, vedano nella Palestina un territorio simbolico sul quale investire. Tutto questo si svolge sulla testa delle palestinesi e dei palestinesi, che vedono anno dopo anno, 47, 49, 56, 67, 73, 82 e poi ancora con gli accordi del 93, diminuire sempre di più i territori. È una ferita, o meglio, sono tante ferite, qui faccio riferimento agli studi sui confini, perché in realtà i confini attraversano la Palestina e per chi è stato in Palestina è facile comprendere quello che sto dicendo. I confini sono ridefinizioni sia dei dispositivi di passaggio, quindi passaggio di ingresso e di uscita, che sono centrati sui corpi che devono attraversare, quindi alcuni corpi possono passare, altri invece sono loro negato di passare, quindi sono bloccati, ma anche su che cosa? Sulla distribuzione delle risorse. Ed è proprio questo che secondo me spesso non viene raccontato e che spesso non si lascia in prima vista, ovvero come ridisegnare la mappa della Palestina significa andare a prendere le risorse che prima erano centrali per certe economie e portarle dalla parte di Israele e quindi dalla parte dei coloni stessi. Un'ultima questione e chiudo veramente. Tutto questo provoca che cosa? In termini di memoria provoca da una parte l'idea di un territorio che ormai è perso, che però rimane nella memoria collettiva, che rimane un elemento che unisce le palestinesi e i palestinesi, e dall'altra celebra la distruzione del diritto, lo stesso diritto sul quale si basa l'Europa, su cui si basano gli stati nazionali, perché come si diceva prima,
non è differente, cioè come mai in Palestina questo diritto che dovrebbe essere totale, dovrebbe essere globale, dovrebbe servire per la modernità, la civilizzazione, tutti i termini che sono importati dal colonialismo, in Palestina non funziona. Ecco, bisogna chiedersi se questa è qualcosa che in qualche maniera lontana da una logica, o se invece è parte della logica stessa. Vi ringrazio. Bene, grazie mille a Gabriele Proglio per il suo intervento. E adesso è il momento del nostro secondo ospite, Monica Mauer. Ma prima di lasciarle la parola, vorremmo farvi vedere un video di circa 2 minuti, lo guarderemo tutti insieme. Bene, rieccoci. Dunque direi di passare subito la parola alla nostra seconda ospite, Monica Mauer. Prego. Monica, dear, unmute yourself, please. Mm-hmm.
Va bene? Ora? Sì, va bene, adesso ti sentiamo. Grazie. Va bene, ok. Allora, potremmo servire quello che ha detto prima. Oslo significa una storica. Monica, scusa, ma abbiamo un po' di problemi, non ti sentiamo bene. Credo ci sia qualche problema di connessione. Monica, also you can turn off the video and just talk. Maybe we can hear you better. If you can turn off the camera and only speak, use the mic. Okay. Bianca, go on with Basil. Ok, bene, allora andiamo avanti con il nostro prossimo ospite, ovvero Basil Farraj. Te la parola, Basil. Ok, thank you, Bianca. So it's good to be here. I know that there will be translation afterwards, so I'll just speak in English. I'll give an intervention of 15 minutes, and then I'm sure maybe if you have questions afterwards, we can discuss them. And I wish I'm able to speak to you in Italian, but that's unfortunate, I can't. So, of course, we know that today is the day of solidarity with the Palestinian people. I will speak to you briefly about one core and very important aspect of the Palestinian struggle, which is political imprisonment. I will particularly, before I talk, my talk will be particularly on how Israel uses the law in the service of the prison and occupation, of course. But prior, before doing that, I'll give you just a brief overview of what it means to be imprisoned in the context of Palestine, and how Israel uses prisons as a tool to control and oppress Palestinians. So as at least the part I understood, as Gabriel was speaking about, you know, the history of the occupation and how it began in 1948. So actually with the beginning, with the start of the occupation, prisons were used as a tool, as a central tool of control and subjugating the Palestinian population, and also to instill fear. So the prison actually emerged as a very central cornerstone policy of the Israeli occupation. In the first year, to give you some numbers, just so you can understand how broad the prison is in Palestine. In the first year, so I'm talking about 1948, one of the only studies that documented that period says, the authors estimate that there had been around 7,000 to 12,000 Palestinian prisoners. Now this is the first year of the occupation. Now this number might seem small, but actually in comparison to the population and to the way Israel was still, it was still a very nascent state. It was beginning to become a state at that stage, but it had incarcerated thousands of Palestinians, placed them in incarceration camps, in prisons that were used before during the British mandate. So there's also, I mean, to keep in our mind that there is also a trajectory of prisons, of course, in the Middle East and in Palestine in particular. The same prisons that were used by the British mandate, you know, they kind of just changed hands, and Israel took control of them and began to imprison and place Palestinians in those sites. So after that, of course, there was a military rule in the areas that Israel controlled in 1948, but then came the occupation, as Gabriel was saying, in 1967. Beginning with the occupation, Israel began also to round up Palestinians, to incarcerate them, to imprison them by the thousands. Actually, one of the studies says that during the first Intifada, Israel had one of the highest per capita incarceration rates. So it had the highest number of prisoners,
compared to the number to the population of its inhabitants. Of course, for Israel, we're not citizens. Of course, that's why I didn't say citizens, because for Israel, we are either temporary residents if you live in Jerusalem, or you are, you know, Palestinian coming from this, from the territories. So you have no right. And this takes me to, before doing that, I'll tell you also that estimates place the number of Palestinians arrested since 1967 to be around 800,000. So, you know, it's nearing a million of a population of, so basically, actually, there's a saying in Palestine that says at least one in each family, a Palestinian family, had been arrested or knows someone who was arrested. It's really a very complex and deep carceral state. Now, of course, when I speak about prisons, we have to keep in mind that the idea of a prison itself is not just the place where people are imprisoned. It's not the physical prison. It extends beyond that. So I don't have time to talk about this now, but just to give you a, you know, just so you can keep it in your mind, the prison extends beyond, because you have prison visits, you have the families, you have denial of travel, you have the checkpoints, you have the siege in Gaza, you have the settlements with their watchtowers. So the idea of the prison, of incarceration, which is locking people up, actually it forms the basis of the Israeli occupation. Actually the occupation cannot function without incarcerating, without imprisoning populations. So we have to keep that in mind. So I'm not, you know, in this talk, I am talking about the physical prison, but it's good to keep our mind, thinking about the broader prison under which Palestinians live, which I think is the central, again, it's central to the Israeli occupation and to the way it functions. So in this talk, I will now particularly, I want to tell you why, how I view the way Israel uses prisons. So as I said, of course, maybe you can think about this in Italy, I think, but prisons are a place, we think that prisons are a place for punishment, you know, for putting bad populations inside, locking them up. But in reality, in Israel, the way Israel uses prisons is to, of course, to place people that they consider dangerous in prisons, but it has a broader function. So the broader function of prisons is to kind of reshape and deter the Palestinian consciousness, to kind of, you know, tell Palestinians that if you think about resisting the occupation, you will be locked up, you will be killed, you will be subjugated, you will be oppressed. So this is the notion of, this is why Israel uses torture, and I will come to this in a few minutes. This is why they use torture, this is why they deny permits, travel permits. This is why you see this kind of geographical organization of space, to tell you that, you know, we are in power, and if you think about moving, you know, outside our control and outside the way we envision how things should function, you will face Israel's violent arm. So this is important. So it's not, in reality, for Israel, it's not just a deterrent. Prisons is not a punishment. It's a way of controlling the population. And this is, I think over the years, so I spoke about 1948, but over the years, Israel, and I keep arguing this, that Israel had perfected a system of imprisonment where the function of prisons had evolved. So it is, of course you put people inside jails, of course you lock them up, but the broader function is a social function. It's to tell you, no, you should not resist, you should stay as you are, and we are not your enemy. And of course, I can elaborate more on this, but maybe in the question sections, because we don't have time. So to understand how the Israeli legal system functions, we have to keep in mind that Israel has operated two separate legal systems in the same territory. So we're talking about the occupied territories. So the West Bank and Gaza. Inside the West Bank, Israel has two systems of law, the military law to which Palestinians are subjected, and then the civil law to which Israeli settlers who inhabit the Palestinian territories are subjected. Civilian law is similar, I think, to Italian civilian law, you know, but then you have the military law that, I mean, similar in the sense that it's a civil law. It's not military. It's not under military occupation. And then you have the military law. Now, the military law, of course, it functions by military ordinance. So Israel has thousands of military orders signed by the commander of the arm of the military. I'll give you an example of a military order in a second. But this military orders means that Palestinians living in the territories are subjected to military rule. Now, of course, in reality, you don't see the military rule. You see them at checkpoints, you see them in the villages. But legally, you are not a civilian. You are occupied, of course, Israel does not adhere to this, but you are occupied, so you are subjected to military rule. Now, to give you an example of what this does, for example,
Israel does not allow the arrest of children, for example, in their system. But in the Palestinian case, Palestinian children are constantly arrested and incarcerated under military rule. And you would find people, children of 14 years old, for example, who are not only arrested, but also subject to court proceedings and to prosecution, which is a very different process. So the children in the military system are treated as adults. And of course, this dual system, this dual legal system allows for that. Actually, one of the Palestinian organizations, the Defense for Children International, estimates that between 500 and 700 Palestinian children are prosecuted in military courts each year, which is a huge number. Now, of course, as I said, the military, and there's much more to be said about this, and I think I'm afraid that I don't have the time for this here, but the military court system functions also as the kind of the center of this whole imprisonment complex, the Israeli imprisonment complex. So you'll have, for example, the interrogators, how the Israeli courts grants them impunity. You have doctors who function at interrogation centers who have also impunity. You have the reserves who work in the military courts. They all form part of this military system. And as I said again, just to reiterate this point, Palestinians living in the occupied territories are subject to military rule, which means, you know, that they don't have the rights that Israeli citizens have in the same land, basically. And this is why I speak about this dual legal system. It's worth saying that Palestinians from East Jerusalem are not, you know, who have Israeli residency are not subject to military rule, but they are subject to criminal Israeli civilian law, criminal. And of course, so to kind of focus this point again, this happens because Israel in its court and legal systems, it views Palestinians as Palestinian prisoners as a security threat. And this is also another distinction that I have to emphasize. So in the Israeli prison system, where you know you have Jewish Israeli prisoners and Palestinians, the majority of Palestinians are considered as security prisoners. They are not considered as prisoners of war. For Israel, they are security prisoners, which means that they are inherently dangerous. And this categorization, this kind of designation of them as security threats, naturally by itself denies them the rights that are given to Jewish prisoners in Israeli civilian courts. Now, speaking about this legal system that Israel had put in place, I'll give you just we'll talk about two examples and how Israel had kind of used this, how they kept modifying their system to kind of continue subjugating the Palestinian prisoners. So the first one is torture. Now, of course, some of you might know that Israel, if you read from afar, if you read Israeli legal documents, you would think that Israel is, that Israel had banned torture, that Israel had, you know, that it's a state where torture is illegal. Now, I'll give you quick context. In 1991, the Israeli Supreme Court ruled that torture is, they banned certain torture methods, very violent torture methods. But in reality, Israel, what it had done is that it gave a legal cover for torture. So they said that, you know, torture can be used, and I'm speaking about torture, physical torture, that it can be used in what they call ticking bomb scenarios or when the Israeli state is under danger. And as I said, again, Palestinians are always considered as a threat. So they left this legal loophole, which allowed them to continue torturing Palestinian prisoners. Until now, actually, torture is a systematic practice. While Israel, smartly, they continue saying that we do not torture here, but torture is rampant. It happens all the time in various forms. They also have developed this kind of legal torture methods, let's say. Much more can be said about that, but maybe we'll leave that for the questions. But torture is an example, because when you examine torture, you will see how Israel had developed this kind of intricate systems, intricate prison system where everything is complicit. I'm talking about the judges, the doctors, the courts, the Supreme Courts, the police, the military, the army. They all have this kind of legal cover by the occupation to do whatever they want and to keep torturing Palestinian prisoners. And torture, of course, extends beyond interrogation rooms. It happens inside prisons, in the way Israel grants rights to prisoners and their families, the way they deny prison family visits, the way they deny communication with the outside, the way they kind of penalize you for any resistance action you take.
So this is an example of the legal system that Israel has put in place and how they developed the prison. So I'm saying it's a development. So the last example I'll give you before stopping for time's sake is detención administrativo, administrative detention, which you might have heard of. So it's a policy that Israel uses. It's actually a British policy. It's a British emergency. It's part of the British emergency regulations. Defense regulations, and Israel, when they occupied the territories, they kind of ratified it, and they continued using it as it is. And actually, I can barely remember the name, but one of the Israeli Zionists, when they were persecuted under this administrative detention by the British, called it a Nazi law. But of course, they continued using it. And what this does is that they allow Israelis to arrest any Palestinian without charge and without trial for an indefinite period of time. So it allows the Israeli state to kind of pick up anyone they think that they might be a threat to the state and arrest them for a prolonged period of time. Why I mentioned this is that, so you can see that also the Israeli prison system or the penal system is not, and of course we would expect this, it's not rare to say this, but it's not a punishment system. You know, it's not deterrence only. It's really a central, again, I'll say this before I end, it's a central tool of subjugating and arrest and controlling the Palestinian population and their mind. So it's a way of slowly kind of socially engineering the Palestinian population. And that's why we see changes that have taken place in Israeli prisons over the years. And this is a very important point to drive home. So the last thing is, of course, I'm speaking about the prison system as this omnipresent, you know, powerful tool of control. But of course we have to mentioned that Palestinian prisoners have long been working to resist the Israeli prison regime. I mean, they have led numerous hunger strikes. They have managed to write books from prison. They have managed to smuggle sperm in many cases, actually. Many children were born outside through sperm that was smuggled from prisoners themselves. And they continue resisting. I mean, it is, of course, a very powerful regime, but prisoners remain central to the Palestinian cause, and maybe that's why Israel is continuing to target and arrest Palestinian activists, students, children, again, not just to instill fear, but also to control Palestinians in the hope of breaking our spirits. And this way I will end. Thank you. Thank you, Basil. Thank you very much. E adesso, prima di proseguire, lascerei un attimo la parola a Federica, che cercherà di riassumere brevemente l'intervento di Basil, così da permettere a tutti la comprensione del suo intervento. Buongiorno, sì, farò un breve riassunto di tutte le informazioni che ha dato, anche se erano già molto concentrate. Quindi ha iniziato dicendo che ci sarà poi un momento per fare delle domande e quindi se volete, se alcune cose non sembrano chiare, potrete chiederle poi successivamente. E, appunto, stava parlando di come le prigioni vengono utilizzate dallo Stato di Israele per controllare il popolo palestinese. Quindi è una cosa che è iniziata già dall'inizio, proprio dal 47 addirittura. Infatti nel 48 i prigionieri palestinesi stimati erano tra i 7.000 e i 12.000, che non sembra un numero così alto, però in realtà se si va a considerare qual era la popolazione palestinese all'epoca ci si può accorgere che è un numero comunque molto importante. E era una conversione di quelle che erano le prigioni inglesi esistenti precedentemente, che sono state trasformate poi in prigioni israeliane. Dal 67 in poi, quindi dall'inizio effettivo dell'occupazione, il numero di palestinesi che sono stati arrestati è nelle migliaia. La stima è che circa 800.000 persone dal 67 a oggi sono state arrestate. E addirittura per anni la Palestina era lo Stato che aveva più, lo Stato, anche se non considerato Stato, con il più alto numero di prigionieri per numero di cittadini.
E in Palestina si ha questo detto, che in realtà è molto triste, che ogni famiglia ha almeno un membro della famiglia che è stato arrestato, che comunque conosce qualcuno che è stato arrestato. Ovviamente la prigione in Palestina non è solo la prigione fisica, anche se è quello su cui si è concentrato Basil, ma è anche la mancanza della possibilità di viaggiare, la presenza dei checkpoint, la presenza dell'esercito israeliano nei territori, appunto. Quindi sì, mentre si ha l'idea forse che la prigione debba essere un modo di punire chi non si comporta, diciamo, in modo corretto in Israele, ha una funzione molto più ampia, che è quella di intimidare la popolazione palestinese per evitare che appunto venga effettuata questa resistenza. Ed è per questo che si utilizza anche la tortura all'interno delle prigioni palestinesi. Quindi appunto è un modo di controllare. Ci sono, soprattutto nelle zone occupate, concentrandoci sulle zone occupate, quindi la West Bank e Gaza, ci sono di fatto due sistemi legali. Il sistema legale della legge militare, che si applica a chi vive nei territori occupati, quindi il popolo palestinese, e la legge civile, che si occupa ai cittadini israeliani che vivono nei territori occupati. Quindi, data l'ordinanza militare, essendo i cittadini palestinesi soggetti alla legge militare, questo porta a tutta una serie di problematiche, tra cui per esempio il fatto che, anche se per la legge israeliana i cittadini minorenni, i bambini non possono essere arrestati, dovendo seguire la legge militare, i bambini palestinesi possono essere arrestati, e le stime sono che tra i 500 e i 700 bambini palestinesi vengono arrestati ogni anno e vengono appunto processati. Quindi questa corte militare porta, diciamo, a uno svicolo di quella che è la legge, che apparentemente sembra essere la legge israeliana. Quindi teoricamente Israele denuncia la tortura, ma seguendo le leggi militari, quindi di emergenza, possono applicarla ai cittadini palestinesi. E i palestinesi vengono considerati appunto immediatamente un pericolo, e quindi vengono inseriti per esempio nelle prigioni di massima sicurezza. Nelle sale di interrogatori, le persone che effettuano gli interrogatori sono causati dall'impunità, quindi possono virtualmente fare tutto senza seguirsi a determinate regole. E nelle prigioni palestinesi ci sono essendo di massima sicurezza, ci sono delle prese di posizione più violente rispetto ai prigionieri israeliani. Quindi, per esempio, non sono ammesse le visite familiari, e si tratta di una detenzione amministrativa che deriva da quella che era l'occupazione inglese precedente, che i sionisti israeliani, quando veniva applicata a loro, la definivano come un'amministrazione nazista, anche se poi l'hanno adottata e l'hanno ripresa loro. E quindi sì, in pratica, per questa detenzione amministrativa Israele può arrestare le persone palestinesi senza bisogno di processo e senza bisogno che ci sia una specifica accusa, ma solo considerandoli pericolosi per tempo indefinito. E quindi questo è uno dei modi principali in cui Israele controlla la popolazione palestinese, attraverso la paura. E ovviamente un altro di questi grandi problemi è il fatto che comunque nelle prigioni il popolo palestinese sta cercando di resistere. Ci sono stati numerosi scioperi della fame, sono stati riscritti dei libri all'interno delle prigioni palestinesi, e c'è anche stato, per esempio, un evento che si chiama il contrabbando di sperma, che in pratica Israele, per evitare che nascano nuove persone palestinesi, perché ovviamente il numero di palestinesi minore è, meglio è dal punto di vista dello Stato di Israele, arrestano sovente uomini sposati giovani
per evitare che possano avere figli, e quindi c'è stato anche l'evento di metodo di resistenza del contrabbando dello sperma all'interno delle prigioni. E ho finito, scusate. Comunque verrà, cercheremo di pubblicare l'intervento di Basil con dei sottotitoli, perché era veramente pieno di informazioni molto interessanti. Bene, grazie mille Federica, e ancora grazie a Basil per il suo intervento. E bene, avremmo voluto sentire l'intervento di Monica Mauer, ma credo che purtroppo continui ad avere problemi di connessione. Quindi direi di andare avanti e diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, ovvero Anwar. Prego Anwar. Ok, forse mi sentite? Sì, ok. Allora, mi dispiace non aver sentito l'intervento di Monica, perché in realtà lei ci avrebbe introdotti alla questione di Oslo più nello specifico, e provo a fare un piccolo riassunto. Allora, noi palestinesi di questa età siamo definiti la generazione Oslo, perché siamo i palestinesi che sono nati e cresciuti con gli accordi di Oslo. Gli accordi di Oslo si firmano alla fine della prima intifada, e ciò che rappresentano è di fatto una Versailles palestinese, come la definisce Edward Said. Questo perché? Perché si va a normalizzare di fatto una colonizzazione e un'occupazione che ormai è in atto da più di 70 anni. E cercherò nel mio intervento di concentrarmi su ciò che i giovani palestinesi oggi vogliono in Palestina e in diaspora, cioè sul distaccamento che avviene tra la vecchia generazione palestinese e la nuova generazione palestinese, che possiamo definire a tutti gli effetti una generazione postcoloniale che cerca di distaccarsi da un'idea di state building e nazionalismo più simile all'idea che avevano i dirigenti attuali dell'ANP o ai comprador, come le definisce Joseph Massad, palestinesi che firmano gli accordi di Oslo. Questo perché? Perché la nuova generazione palestinese, che è la generazione Oslo, cerca di adattare nuove strategie per rivendicare diritti che di fatto vengono negati anche dagli accordi di Oslo, come ad esempio la questione dei rifugiati. La questione dei rifugiati palestinesi non viene messa sul tavolo quando i palestinesi negoziano con gli israeliani, e questo è un duro colpo a chi lotta per la liberazione della Palestina, perché i rifugiati naturalmente rappresentano e sono il risultato di quel progetto coloniale di cui ha parlato prima il dottor Gabriele, che crea diaspora e migrazioni. E molti palestinesi come me sono dei rifugiati, rifugiati in quanto nati da una diaspora, poiché non possiamo tornare alle terre a cui apparteniamo. Io sono una cittadina anche qui categorizzata come cittadina della West Bank, della Cisgiordania, e quindi posso vedere, in quanto palestinese che rientra in questa categoria, solo determinati posti della Palestina, o posso essere soggetta a determinate leggi, tra virgolette. In quanto palestinese che vive in Italia, naturalmente mi sento carica di un privilegio molto forte, che è quello di semplicemente di non essere arrestata nel bel mezzo della notte, torturata in quanto attivista che parla di Palestina. E a tal proposito vorrei anche raccomandarvi un altro rapporto che ha prodotto in questi ultimi mesi Save the Children, che si chiama Senza Difesa, ed è un rapporto che si focalizza molto sul
sulle torture rivolte ai minori palestinesi nelle carceri. Questo perché appunto, come diceva Basel prima, i prigionieri non sono altro che uno strumento per il sistema militare israeliano. E quindi dopo aver più o meno cercato di riassumere cos'è Oslo, cercherò di concentrarmi su cosa possiamo fare per sostenere la lotta di liberazione del popolo palestinese. Ora, appunto, abbiamo ascoltato diversi interventi che hanno raccontato l'oppressione quotidiana che vivono i palestinesi da più di 70 anni, ed è giunto ora un po' il momento di parlare di un modo effettivo per sostenere le rivendicazioni di giustizia e libertà del popolo palestinese. E naturalmente, come dicevo prima, in quanto palestinesi in diaspora, quotidianamente sentiamo la necessità di dover agire a sostegno del nostro popolo, perché quotidianamente il nostro popolo subisce un'oppressione che si manifesta con dei checkpoint, con la costruzione di un muro, con l'abbattimento di case, con proiettili che vengono sparati dall'esercito israeliano, con incursioni dell'esercito israeliano, con furti di terra, e quindi quotidianamente sentiamo la necessità di agire. E le azioni che portano avanti i palestinesi in diaspora sono numerose, però io cercherò di concentrarmi su ciò che è la mia esperienza, provando in qualche modo a sintetizzare le modalità di azioni che è possibili qui dall'Italia. E io faccio parte di un'associazione studentesca che si chiama Progetto Palestina, che si trova all'Università di Torino, e un gruppo di studenti e studentesse dell'università, il cui scopo, come diceva prima Bianca, è promuovere consapevolezza in merito alla situazione attuale nei territori palestinesi, per proporre poi un effettivo modo di sostenere le rivendicazioni di giustizia e libertà del popolo palestinese attraverso il boicottaggio accademico. Quindi il primo step è la consapevolezza, che si raggiunge anche attraverso eventi del genere. E il nostro gruppo si ispira al movimento BDS, che è un movimento non violento nato da una chiamata della società civile palestinese nel 2006 che persegue fondamentalmente tre obiettivi, che sono giustizia, libertà e ritorno. Quindi fine dell'occupazione e della colonizzazione delle terre palestinesi, il riconoscimento di una piena uguaglianza dei cittadini arabo-palestinesi e il diritto al ritorno dei profughi palestinesi, come stabilito anche dalla risoluzione 194 dell'ONU. E parlo di creare consapevolezza perché questa narrativa spesso non corrisponde a quella che noi riceviamo o anche nel nostro spazio accademico. Raramente, come ha fatto il dottor Gabriele prima, sentiamo parlare di progetto coloniale quando si parla di Israele, eppure nasce da un progetto coloniale Israele, e tuttora va avanti ed è solamente il frutto del proseguire di questo progetto di colonialismo di insediamento. E naturalmente Progetto Palestina e il movimento BDS si definiscono e perseguono azioni che contro ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e di genere. E le attività che portiamo avanti sono diverse, dall'organizzazione di eventi, seminari e cineforum, all'organizzazione di manifestazioni e presidi, sempre con l'obiettivo di mettere in luce ciò che accade realmente in Palestina, dato che, appunto, come vi dicevo prima, siamo circondati da una narrativa filosionista. A Torino credo che il momento più significativo che posso citare è stata la campagna di boicottaggio accademico contro il Technion di Haifa, e una campagna che era volta a sottolineare le complicità delle nostre accademie italiane nello stringere accordi con le accademie israeliane, che di fatto, come nel caso del Technion, non fanno altro che sviluppare tecnologie e armi che vanno ad alimentare il complesso sistema militare industriale israeliano. E ovviamente le campagne e le azioni di boicottaggio che portiamo avanti non si rivolgono ai singoli israeliani, ma a chi collabora e a chi è complice in qualche modo del sistema militare industriale israeliano. E questo è un esempio di mobilitazione che Progetto Palestina ha portato avanti all'interno dell'università,
e Progetto Palestina tuttora continua a portare avanti delle attività. Naturalmente gli studenti e le studentesse dell'Università di Torino sono ben voluti e ben accolti all'interno del nostro gruppo, però esiste anche un'altra, a questa mobilitazione per la Palestina ha contribuito anche un altro gruppo, che è stato il gruppo BDS, che è radicato a Torino e porta avanti diverse azioni appunto per promuovere consapevolezza anche qui all'interno della società civile torinese. E una delle ultime azioni di cui vi posso parlare è stata la campagna SPLAI, Spazi Liberi dall'Apartheid Israeliana, che si rivolge a luoghi, movimenti sociali, associazioni ed istituzioni ed è volta a far sì che numerosi spazi torinesi e italiani non si dichiarino liberi da ogni forma di discriminazione e si impegnino a non intrattenere rapporti con sistemi di ingiustizia, diciamo. E naturalmente queste sono alcune delle campagne e delle lotte che portiamo avanti da anni e in poco tempo non potrò descrivervi tutto, però vi invito a contattarci o a guardare semplicemente le pagine Facebook e Instagram di Progetto Palestina o BDS Torino, oppure a contattarci alla nostra mail progettopalestina@autistici.org e per qualsiasi altra informazione. Ma per tornare al ruolo dei giovani palestinesi in diaspora, vorrei parlarvi di un'altra associazione che esiste a Torino in Italia, che è Giovani Palestinesi d'Italia. E i Giovani Palestinesi d'Italia, che trovate sui social, è un'associazione apartitica, laica e indipendente, che mette in luce in modo consapevole e critico i temi della questione palestinese. E questo è sempre con l'obiettivo di porre nuove riflessioni, azioni e scenari possibili. Tutto questo viene espresso per la prima volta, credo, in Italia al momento con le voci di giovani palestinesi in Italia che analizzano in prima persona diverse appunto tematiche palestinesi e se andate sulle loro pagine, sulla loro pagina Facebook potete trovare le live e i video di diversi webinar che analizzano diverse tematiche legate alla questione palestinese, tra cui quello di oggi che era incentrato sull'acqua, sulla questione dell'acqua. E quindi per provare a concludere la parte relativa sul come sostenere in modo effettivo la lotta di liberazione del popolo palestinese, lo strumento è uno, ed è lo strumento del boicottaggio, che è l'unico effettivo ed attuabile dall'estero. Ovviamente il gruppo BDS Italia ha diverse sedi in diversi territori d'Italia, quindi semplicemente andando sul sito di bdsitalia.org potete cercare il gruppo che è più vicino a voi o guardare dove potete contattare chi è più vicino a voi. E io non so se ho ancora tempo, ho ancora qualche minuto? Sì? Ok, proverò a fare un'ultima riflessione sul cosa significa essere soprattutto palestinese in Italia e palestinese quando va in Palestina o in qualche modo italiano in Palestina. E, nel senso che paradossalmente la cittadinanza italiana che permetterebbe di andare ovunque nel mondo non mi permette di andare in Palestina, questo perché appena per le autorità israeliane o sono palestinese o sono italiana, non posso possedere entrambe le cittadinanze e quindi automaticamente rientro nella categorizzazione di palestinese della Cisgiordania. Cosa significa per una palestinese vivere in Cisgiordania? È molto, molto complesso da spiegare, però la libertà che richiede il popolo palestinese è una libertà che
si manifesta su diversi piani, dalla libertà di movimento alla libertà di poter scegliere dove, cosa fare nella propria vita o il futuro da avere, alla libertà di poter usare l'acqua, alla libertà di poter visitare la propria terra e poter vedere la propria famiglia, e libertà che si esprimono quindi su diversi piani, ma credo che la cosa più importante su cui forse bisognerebbe focalizzarsi è che la nuova generazione palestinese in Palestina, in diaspora, sta cercando di attuare nuove strategie per sostenere la lotta di liberazione del popolo palestinese, questo anche attraverso l'intersezionalità, perché la lotta palestinese è una lotta che può essere accomunata e soprattutto, se intersezionale, può unirsi a tante altre lotte, come le lotte femministe, come le lotte della comunità LGBTQ+, come le lotte della comunità nera, e credo che come la lotta di chi sta in Rojava, e credo che questo sia possibile ora e sia stato possibile per qualche anno in precedenza, anche grazie a queste nuove strategie, a questo nuovo linguaggio che viene sviluppato ora dai palestinesi, e credo che sia la cosa più importante, la cosa essenziale su cui puntare. Grazie. Grazie mille, Anwar, per il tuo intervento. Grazie a tutti gli ospiti per i loro interventi, per molto interessanti. E ci dispiace ovviamente per Monica per esserci persi il suo intervento. E adesso direi che possiamo aprire il momento delle domande. Quindi abbiamo già raccolto alcune domande, ma per chiunque volesse chiedere qualcosa ai nostri ospiti può scrivere un commento qui su Zoom o su Facebook o YouTube. E direi che possiamo iniziare con la prima domanda per Basil, ovvero cosa possiamo fare per supportare i prigionieri palestinesi? Ovvero, what can we do to support Palestinian prisoners? Ah, perfect. Okay. Okay. I mean, like partly what Anwar was saying, the boycott movement is, I mean, from abroad, from outside Palestine, I think it's a powerful tool to use to pressure Israel in general, to pressure Israel and to make the occupation costly, to make this occupation that Israel thinks it's a cheap occupation, to make it feel that it's costly, and and that pressure is mounting up. I think that's one of the ways in which we can support Palestinian prisoners from outside Palestine. So adding pressure on the Israeli state and forcing it into changing its policies. But also, I think, I mean, webinars like these and maybe also trying to kind of draw connections between struggles of prisoners outside Palestine as well. I mean, of course, we are facing here an occupation, but there are some parallels that we can draw on and connect our struggles, because the prison is a system that I think affects many people around the world, not just in Palestine. So maybe in this kind of forming this kind of internationalist, which is already being done, internationalist struggle for the freedom of political prisoners everywhere, really, is part of the struggle for fighting for Palestinian prisoners here, and then also, of course, defending, supporting the work of prisoners' rights organizations here in Palestine, such as Ad-Damir, the Defense for Children International, which work tirelessly to defend Palestinian prisoners in military courts and to support them and support their families. So that's another way of showing support to Palestinian prisoners. And also, maybe if you want to get to know more, you can read books written by Palestinian prisoners. I think it will, you know, kind of give you a bit of how they see their imprisonment experience and kind of spreading the word about how they
how they relate to their own experiences as well. Thank you, Bianca. Thank you, Basil, for your answer. Abbiamo adesso Federica per la traduzione, quindi potete comprenderla tutti. Ok, sì, perfetto. E appunto la domanda era su come si possono supportare i prigionieri palestinesi. E come aveva già detto Anwar, ha risottolineato il boicottaggio di Israele, che è la cosa principale che si può fare da fuori la Palestina. E anche supportare il lavoro dei prigionieri palestinesi, quindi informarsi e leggere i libri scritti all'interno delle prigioni palestinesi per rimanere più informati su quale sia appunto la situazione e supportare quello che è il lavoro delle numerose organizzazioni palestinesi che lottano per i diritti dei prigionieri e soprattutto dei prigionieri bambini. Ok, grazie mille Federica. Abbiamo un'altra domanda per Gabriele, ovvero perché secondo te i media non mandano in onda o comunque non parlano di ciò che succede davvero in Palestina? Grazie per la domanda intanto. Beh, secondo me le ragioni sono molteplici e vanno lette nella prospettiva di quello che dicevo prima, cioè nella prospettiva di che cosa è la Palestina oggi e di che cosa ha rappresentato e cosa continua a rappresentare. Quindi in qualche maniera se da una parte è il luogo nel quale, come diceva Basil, ci sono una serie di dispositivi che vengono messi in atto per non solamente controllare i territori, giustamente, ma per controllare proprio i corpi, cioè per soggiogarli e per anche razzializzarli, quindi permettere l'accesso all'acqua, non permetterlo, la mobilità, tutta una serie di altre questioni. Dall'altra è comunque un luogo che in termini di equilibri nel Medio Oriente rappresenta ancora qualche cosa. E quindi la visione mediatica, secondo me, sulla visione mediatica si costruisce anche un tipo di narrazione che è funzionale a quelli che sono gli attori che possono investire su questo canale. Una metafora di quello che è successo prima, cioè dei colonialismi, delle strutture sovranazionali, delle ingerenze in termini di guerra fredda e poi dopo di decolonizzazione di guerra fredda. Insomma, tutti questi sguardi sulla Palestina, compresi anche quelli che arrivano dai vari nazionalismi del mondo arabo, si sommano in una coltre in termini proprio di visualità che non permette di passare e vedere oltre che cosa sta succedendo realmente. E se ci pensate un momento, questo succede ogni qualvolta c'è una guerra che è stata combattuta dagli Stati Uniti. Ogni qualvolta c'è una guerra di questo tipo, la coltre, che la cortina fumogena che viene alzata e le immagini che arrivano poi nelle case di ciascuno di noi, e poi sono immagini che devono far parte di un mosaico di un certo tipo, che devono essere lette, coordinate in una prospettiva specifica. Quindi Benjamin parlava di un montaggio delle immagini, ecco, questo tipo di montaggio secondo me è proprio all'origine di quello che non viene volutamente raccontato di cosa sta succedendo in Palestina, di ciò che è successo, perché c'è anche una questione sulla memoria e sulla storia, ecco, che va affrontata, mentre su altre diaspore si sono costruiti musei, si è investito molto in termini proprio anche di politiche della memoria,
che si sia a favore o contrari sull'utilizzo e sull'uso e su come sono state declinate, bisognerebbe chiedersi come mai la questione palestinese e la questione dei palestinesi, delle donne palestinesi, non viene problematizzata in questo senso. Anche qui c'è un velo, una costruzione dell'immagine, della narrazione visiva, che poi in qualche maniera, e qui faccio l'ultimo passaggio, costruisce anche un immaginario preciso, pubblico, sulla Palestina, utilizzando un po' tutti gli stereotipi in termini di razza, di islamofobia, di discriminazione, utilizzando quegli stessi stereotipi che arrivano un po' dal colonialismo e un po' dalla supremazia bianca, o comunque dall'eurocentrismo e da una logica che governa i territori e i corpi. Grazie mille a Gabriele Proglio per la risposta. Avremo anche una domanda per Anwar, ovvero se vuole descriverci la sua esperienza di palestinese che vive in Italia. Ok, oddio, spero di averla descritta, però provo a focalizzarmi su altro, nel senso che ovviamente vivendo in Italia mi scontro con questa narrativa sionista di cui vi ho parlato prima, ma che non è solo sionista, è anche orientalista, perché in quanto donna araba vieni categorizzata sempre in un certo modo, e che agisce molto sulla tua formazione, diciamo, da attivista, e la tua formazione politica, e soprattutto ti permette di capire che quali strategie adottare e quali comunanze possono esistere con altri movimenti di lotta. La mia esperienza in quanto palestinese in Italia, e parlo semplicemente della mia esperienza e non a nome di nessun altro gruppo, e al momento si scontra soprattutto con una narrativa che utilizza dei termini quando si parla di questione palestinese che ritengo debbano essere maggiormente definiti, come quando si parla di conflitto israelo-palestinese, quando si parla della possibilità della soluzione a due stati, e quando si usano questi termini spesso non si fa altro che normalizzare ciò che sta avvenendo in Palestina, come ad esempio quando appunto si parla di conflitto si pone due parti sullo stesso piano, quasi come se ci fossero due eserciti che combattono, e quando si parla di soluzione a due stati è come se ci si fosse dimenticati degli ultimi quasi 30 anni di storia in cui Israele non ha fatto altro che espandere il suo progetto di colonizzazione anche in Cisgiordania, rendendo impossibile una soluzione a due stati. Questo naturalmente è visto dagli occhi di una palestinese che va in Palestina e che vede sempre più terre colonizzate da Israele. La cosa più che appunto forse posso descrivere come più triste è questa narrativa filosionista che in qualche modo continua a legittimare questo progetto coloniale, no? Anche quando Israele dice, cioè, se andate in Palestina e vedete il muro di segregazione che c'è tra nei territori palestinesi, potete notare che ha dei buchi in alto, e la narrativa sionista dice che quei buchi servono in futuro a rimuovere il muro che c'è nei territori palestinesi. Naturalmente questo è falso, come se loro fossero disponibili a una giusta pace, perché non fanno altro che costruire sempre più muri, barriere e checkpoint.
Però dall'altro lato, se posso deduire una cosa positiva della mia esperienza in Italia, è stata che mi ha permesso di crescere politicamente in modo diverso tra due mondi, cioè tra l'Italia e la Palestina, e sicuramente credo che questa cosa abbia arricchito molto la mia esperienza politica. Bene, grazie mille Anwar. Abbiamo un'ultima domanda che possiamo estendere a tutti gli ospiti, ovvero se c'è qualche aspetto della questione palestinese, della situazione palestinese che risulta poco chiaro o sbagliato e che voleste chiarificare per noi, che pensate che sia necessario farci conoscere. Chi vuole iniziare? Mi hanno riattivato l'audio, quindi credo di essere obbligata a iniziare. Allora, forse sarebbe... Allora, la cosa essenziale su cui secondo me occorre puntare l'attenzione è che Israele nasce da un progetto coloniale. Quindi soprattutto vorrei precisare che la questione del colonialismo è importante per risolvere la questione palestinese, e soprattutto perché è come se ci si dimenticasse una parte di storia che prima il professor Gabriele ci ha spiegato. Cioè è come se non esistesse questo progetto coloniale, è come se tutte le azioni che oggi vengono portate avanti da Israele, il sistema di apartheid, il sistema di segregazione, non fossero legate o non avessero un'origine ben precisa. In realtà hanno un'origine ben precisa, che è il progetto coloniale sionista, che non fa altro che espandersi e che in qualche modo discrimina e continua a discriminare i palestinesi, come ad esempio sulla questione relativa al diritto al ritorno. I palestinesi che hanno dei legami con la Palestina non possono tornare in Palestina, però paradossalmente cittadini ebrei che vivono in Europa, che nascono e crescono in Europa, possono andare in quella che è oggi Israele, chiedere la cittadinanza e vivere e godere di quelle terre, come forse i cittadini originari di quelle terre vorrebbero. Tutto qui. Ok, passiamo un attimo la parola a Gabriele Proglio, a Basil. Ok, ripartito l'audio. Io mi ricollego a quanto è stato detto poco fa, perché forse è possibile proporre uno sguardo diverso sulla Palestina e su quello che succede ai palestinesi. Come si diceva prima, spesso anche proprio il linguaggio che viene utilizzato fa parte di un retaggio e di una memoria che poi viene impiegata per raccontare i fatti storici e anche per parlare del presente, che porta con sé i sedimenti di che cosa è stato e cosa è la Palestina oggi. Quindi il colonialismo, quindi l'ingerenza di forze esterne, Europa, Stati Uniti, i paesi arabi. Se invece cambiassimo prospettiva e vedessimo come quello che succede in Palestina è invece l'esempio più concreto che parte dal... L'abbiamo fatto partire dalla dichiarazione Balfour, ma potremmo anche parlare in precedenza, però quella è la data storica dal quale inizia tutto un processo, diciamo, di ridiscussione dei territori. Ecco, quello che succede lì
e qui mi ricollego anche a quello che diceva Basil per quello che riguarda le carceri, è l'esempio più concreto di come l'idea di diritto, l'idea di diritti, l'idea di civilizzazione, l'idea di modernità siano completamente a discrezione di quelli che sono i vari poteri nazionali o di quelle che sono le entità sovranazionali che li determinano. E allora a quel punto bisognerebbe chiedersi, ma che cos'è il diritto? Vale veramente per tutti o vale solamente quando è in bocca a chi governa la questione specifica? E poi bisognerebbe ancora chiedersi chi è che decide i confini e chi è che alza i muri e in base a che cosa e quali sono le possibilità di resistenza e quando una resistenza non è lecita, quando viene imposto un potere di questo tipo. Ecco, questo sguardo che in qualche maniera ribalta la situazione e fa vedere l'Europa, l'Occidente, attraverso quella che è la condizione in Palestina, secondo me poi può essere declinato su tantissimi altri contesti. Ed è anche forse per questa ragione che i vari movimenti, ma qui potremmo partire dagli anni 60, forse anche da prima, perché in realtà la decolonizzazione guarda la Palestina come uno dei punti, di principali, importanti, insieme all'India, per esempio, al Vietnam, ad altri luoghi, come proprio attraverso quello che succede lì viene in qualche maniera mossa una critica all'idea di normalizzazione che si diceva prima. E forse anche in questa maniera bisognerebbe ripensare l'idea di umanitario. Questo non sono io a dirlo, Sandro Mezzada ha scritto un libro, secondo me molto importante, proprio nell'ultimo capitolo affronta questo concetto, perché altrimenti riproponiamo delle questioni che sono basate su delle leggi, dove però le leggi vengono sempre decise da quelli che sono i poteri in campo. E invece la questione dovrebbe essere che il diritto, se uguale per tutti, dovrebbe portare a libertà per tutti. E questo è il punto centrale. Di qui in poi ogni resistenza, ogni forma di resistenza a un atto di violenza, a un atto di prevaricazione, a mio avviso, è in qualche maniera non solamente giusto, ma è solamente da aspettarsi che chi viene represso e chi viene confinato cerchi la libertà. Grazie mille Gabriele Proglio per la tua risposta e adesso se Basil vuole rispondere. So the question was about stereotypes and misconceptions, but I think I just want to say not particularly about stereotypes, but maybe a misconception slightly, I don't know. But it's important to keep in mind that Israel's project is, so we're talking about Palestine, and I'm not sure if the Italian was, if Gabriel or Anwar touched up. You know, Israel's project extends beyond the geography of Palestine. So, you know, as you were saying, it's a colonial project. It has its roots in the colonial enterprise and that logic of colonialism. And for that reason, its project actually extends beyond the territory of historical Palestine. And that's why we see, for example, you heard recently about the news of normalization with the United Arab Emirates, with Sudan, with Bahrain. Because Israel's project is also, as I was speaking before, not only to cleanse the mind of the Palestinian people, but the Arab population, to present itself as, you know, the oasis of democracy, as the only democratic state in the Middle East. And so it's important to, you know, when we're fighting for Palestine, to keep that in mind, because really Israel's project will never stop. And we have seen this over the years, and we're seeing it now. They are trying to colonize the minds of Arab, young Arab people, not only of Palestinians.
And this is really inherently a very deep colonial project, and we have to fight it in every way, because otherwise, you know, we cannot let this project win. That's what I'm saying. So it's not necessarily a stereotype. It's maybe it's just a misconception. Not even a misconception, but the idea that this project is an expanding project, as any other colonial projects. And Israel tries to do that through technology and through other forms. And that's why, of course, the boycott is important. That's why we have to change the image of Israel. We have to fight it. Israel is a Zionist colonial state, and it will always be like that way. And that's how that's the only way we can understand its logic, the way it functions. So yes, that's my intervention. Thank you. Thank you very much, Vedil. Adesso abbiamo di nuovo Federica per la traduzione, per un riassunto della risposta di Vedil. Sì, allora quello che appunto voleva chiarificare, un'idea che voleva chiarificare è quella che il progetto israeliano non si ferma alla geografia della Palestina, alla zona palestinese, ma va anche oltre il territorio. E quello che stiamo vedendo anche recentemente, quello che notizie che sono gli accordi con gli Emirati Arabi, è che Israele vuole proporsi come portatore di democrazia per gli stati arabi, come se fosse un salvatore, un buon esempio da seguire. E quindi appunto vorrebbe, come hanno già chiarificato la definizione dello Stato di Israele come uno stato coloniale, è appunto che è nato come stato coloniale e rimarrà sempre uno stato coloniale, ed è il motivo per cui il boicottaggio di Israele è così importante, perché non si fermerà al controllo dei territori palestinesi, ma si tratta di un progetto più espansivo. Bene, grazie mille Federica, grazie ancora Vedil. Direi che siamo giunti alla fine di questo evento. Vorrei ringraziare ancora una volta i nostri ospiti, Gabriele Proglio, Vedil Farrage e Anwar. Vorrei ringraziare anche Monica Mauer, che, come dicevo, purtroppo non abbiamo potuto assistere al suo intervento. E vorrei ringraziare anche chi ci ha seguiti per l'interesse che hanno dimostrato anche per le domande che ci hanno posto, e sappiamo bene che un'ora e mezza non è abbastanza per comprendere appieno una tematica così importante e complessa, però è comunque un'occasione per conoscere, imparare qualcosa in più e discuterne insieme. Per chi si fosse perso l'evento, volesse rivederlo, troverà la diretta su Facebook e su YouTube. E ci saranno altri eventi in futuro, e per qualsiasi informazione potete seguire le pagine Facebook di Joseph Torino e del Centro Studi Sereno Regis. Ancora grazie mille a tutti e vi auguro una buona serata.